Om namo bhagavate vasudevaya. 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 Già, allora continuiamo con la lettura, lo studio della Bhagavad Gita, così com'è. Un benvenuto a tutti. Primo Bhakti Weekend. Hare Krishna. Allora, siamo arrivati al 17° capitolo, le divisioni della fede, e leggeremo alcuni versi. Dal verso 18 in poi si sta parlando dell'austerità, abbiamo letto l'altra volta riguardo dell'austerità del corpo, della parola e della mente. E il verso, l'ultimo verso che abbiamo letto, diceva: la triplice unione di queste austerità, quindi del corpo, della mente, della parola, praticata con fede dagli uomini, il cui scopo non è quello di ottenere qualche beneficio per sé, ma quello di soddisfare il Supremo, appartiene alla virtù. Il verso di oggi dice: Satkaramana pujartam tapodambena caivayat Kriyate tadiha pruktam rajasam chalam atruvam. Ma quelle penitenze e austerità ostentate che si compiono per ottenere rispetto, onore e venerazione, si dice che appartengano alla passione. Esse non sono né stabili né permanenti. Ripeto, ma quelle penitenze e austerità ostentate che si compiono per ottenere rispetto, onore e venerazione, si dice che appartengano alla passione. Esse non sono né stabili né permanenti. Spiegazione. Austerità e penitenze. Spiegazione di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Austerità e penitenze sono talvolta compiute per attirare la gente e guadagnarsi il rispetto, l'onore e l'adorazione di tutti. Gli uomini dominati dalla passione cercano in vari modi di ottenere l'adorazione dei loro subordinati e si lasciano lavare i piedi da loro e offrire delle ricchezze. Le austerità e le penitenze artificiali compiute a questo scopo appartengono alla passione. Si possono compiere per un certo tempo, ma non a lungo, e i loro frutti sono effimeri. Verso 19: Mudha grahinat manayat pidaya kriyate tapa parasyotsadanartham va tattama samudaritam. Infine, le penitenze e le austerità compiute stupidamente
e fatte di torture ostinate, oppure subite per ferire o distruggere gli altri. Si dice che appartengano all'ignoranza. Ripeto, infine, le penitenze e le austerità compiute stupidamente e fatte di torture ostinate, oppure subite per ferire o distruggere gli altri, si dice che appartengano all'ignoranza. Spiegazione. Ci sono numerosi esempi di penitenze stupide intraprese da esseri demoniaci, come quelle di Hiranyakashipu, che le compì per diventare immortale e annientare gli esseri celesti. Egli pregò Brahma di concedergli questi favori, ma alla fine morì ugualmente, ucciso dal Signore Supremo. Intraprendere un'ascesi per raggiungere l'impossibile è certo segno di ignoranza. Hare Krishna. Poi inizia la parte che parla della carità. E magari la vedremo la prossima volta. E quindi abbiamo parlato l'altra volta delle austerità compiute dalle persone influenzate dalla virtù. L'austerità della parola consiste nell'usare un linguaggio veritiero volto al bene di tutti. Quindi, un linguaggio veritiero. Se non c'è veridicità, non c'è virtù. Se non c'è virtù, che dire di arrivare alla pura virtù? Non se ne parla proprio. Ecco perché la prima cosa che impariamo venendo in coscienza di Krishna è quella di liberarci delle cattive abitudini, come quella degli intossicanti o del gioco d'azzardo o del consumo di carne, eccetera, ma anche quella della mancanza di veridicità, una cattiva abitudine. Un linguaggio veritiero volto al bene di tutti. E nell'evitare i termini offensivi. Bisogna anche recitare regolarmente i Veda. Ecco perché noi siamo qui. Srila Prabhupada ci ha dato le direttive da seguire nella pratica del Bhakti Yoga e recitiamo regolarmente i Veda. Al mattino studiamo lo Srimad Bhagavatam e alla sera di solito si studia la Bhagavad Gita, e un paio di minuti al mattino presto presto, e domani faremo tutti insieme l'esperienza, per chi non la fa tutti i giorni, dedichiamo un paio di minuti alla lettura del Nettare della Devozione, che è un libro scritto in origine da Srila Rupa Goswami, che si intitola Bhakti Rasamrita Sindhu, che significa tradotto l'oceano dei rasa bhakti, della bhakti, bhakti rasamrita sindhu, sindhu è oceano, rasamrita vuol dire i rasa immortali, l'oceano dei rasa immortali della bhakti, tradotto il nectar of devotion, e poi in italiano il nettare della devozione. Quindi si parla di tutti questi rasa, di questi sentimenti, di queste emozioni che sono riferite alla bhakti e al rapporto di devozione che il devoto impara a sviluppare con Krishna. Bisogna imparare a sviluppare un rapporto con Krishna, non possiamo pensare di saperlo già fare, perché se lo sapevamo già fare non eravamo qui nel mondo materiale, perché qui i rapporti sono tra esseri condizionati per
interessi reciproci, influenzati dall'ignoranza, dalla passione, dalla virtù, ma c'è sempre questa tinta, questa influenza dell'io è mio. Quindi il centro sono io e tutto quello che gira intorno mi gratifica, lo considero, altrimenti non mi interessa. Invece il Bhakta impara a capire all'inizio, a capire e poi a realizzare che il centro di tutto è Krishna, il Signore Supremo, e noi, e ognuno di noi, è una particella infinitesimale di questo Supremo, e pur essendo di natura infinitesimale, ognuno di noi può sviluppare con Krishna un rasa, una relazione, un sentimento infinitamente affascinante. È come se un padre ha un figlio e ha una relazione col figlio, se ne ha tre, non è che su tre, due, con due ce l'ha e con l'altro non lo considera. No? Sto leggendo la storia dei nove Yogendra, che erano i figli di Rishabhadeva. Rishabhadeva aveva 100 figli. Uno è diventato Bharat Maharaj, il famoso Bharat Maharaj, e gli altri nove, i nove Yogendra, e poi gli altri 81 altri grandi saggi maestri. E quindi sicuramente per Maharaj Rishabhadeva erano tutti e 100 importanti. Ma Krishna è estremamente potente, estremamente magnanimo, il suo amore è infinito e si può permettere di gioire di una relazione con ciascuna delle sue emanazioni, amsha, emanazioni dirette, e vibhinnamsha, come siamo noi, emanazioni vibhinna, separate, ma pur sempre per lui così importanti. E se ognuno di noi impara a sviluppare questo rapporto con Krishna, trova finalmente la sua completezza, la sua soddisfazione, la sua gioia, il suo senso di essere. Altrimenti c'è sempre questo senso di non essere o di malessere, oppure di benessere illusorio. Quindi c'è questo senso dell'essere, ma non è il vero essere, è un essere illusorio, fittizio. Quindi come si fa ad essere felici con un essere che siamo noi ma non siamo noi? È un disastro. È come partire con un calcolo molto impegnativo e 2 più 2 fa 5. Non importa tutti i calcoli che aggiungiamo, tutte le equazioni, tutte, niente, non torneranno mai i conti. Si parte con l'errore originale. Ecco, questo è il peccato originale. Il peccato originale è l'origine del peccato, e la parola peccato è mancanza, peccato. Hare Krishna, Jai Jagannath Baladeva Subhadra Ki Jai, Sheshimitai Gaura Chandra Ki Jai. L'origine del peccato è l'ignoranza della nostra condizione, del sapere chi siamo e del condividere con la nostra origine una relazione. Questo è il vero peccato
originale, dal quale tutti gli altri peccati hanno origine. Quindi se noi vogliamo comprendere chi siamo, dobbiamo impararlo a fare. È come uno strumento musicale. Che differenza c'è tra chi vede una mridanga per la prima volta e sì, può battere comunque con le mani sul tamburo, ma poi cosa esce? E chi invece è andato a scuola, ha imparato con tutti i mantra, e quando suona è un'altra musica. Che c'è chi ha fatto lo sforzo di imparare e quei suoni sono diventati un tutt'uno con lui o con lei, e c'è chi invece non ha fatto lo sforzo e quei suoni non possono diventare un tutt'uno. Se è così per uno strumento musicale, quanto di più dobbiamo imparare a relazionarci con Krishna, che è l'essere supremo che abbiamo dimenticato da tempo immemorabile. Qual è la prova che l'abbiamo dimenticato? Che siamo qua e ce lo stiamo ricordando adesso perché abbiamo avuto la fortuna di incontrare qualcuno che ce l'ha ricordato. Altrimenti ognuno pensava di essere Tizio, Caio, Sempronio, tal dei tali, signor, signora, signorina. Io ho questo, abito là, mangio su, mi diverto giù. Poi arriva il giorno finale. Uno, non era così, non era così. E allora rinasce, riprende un altro corpo e ricomincia la storia. Io sono, io non sono, io sono ciò che non sono. Mangio, dormo, mi accoppio, mi difendo. Fine la storia. Poi di nuovo. Vediamo come, vedete come i giorni passano come, così rapidamente. E come i giorni passano rapidamente, così una vita dopo l'altra passa con altrettanta rapidità. E uno può vivere mille, milioni di vite senza ricordarsi, senza comprendere chi è. Che dire di relazionarsi con Krishna, che è l'essere supremo, infinitamente affascinante, e quindi non è così facile conoscerlo. Se è infinitamente affascinato. Anche in questo mondo le persone più sono ricche, famose, affascinanti, belle, giusto? E più è difficile conoscerle. È vero o no? Che dire poi di sviluppare un rapporto? Figuriamoci con l'essere supremamente ricco, supremamente affascinante, supremamente... Bisogna imparare. E ecco perché Srila Prabhupada è venuto e ha portato un messaggio semplice e ha detto a tutti: cantate Hare Krishna, chant Hare Krishna and be happy. Ah, bene, semplice, bello, facciamo tutti. Poi dopo 53 anni, chi sta praticando il Bhakti Yoga da 53 anni, e ce ne sono in giro per il mondo, molti hanno scritto libri, portano la loro testimonianza, eccetera, sono ancora a chiedersi come posso migliorare ogni giorno il mio rapporto con Krishna, come posso comprendere ogni giorno di più e un po' meglio come perfezionare questo rapporto, l'essere supremamente affascinante. Quindi, se Prabhupada fosse venuto e avesse detto Hare Krishna, se fra 50 anni che ci sarà ancora, forse avrà capito qualcosa, probabilmente avrebbe scoraggiato tutti, no? E non l'ha fatto. Perché cosa sono 50 anni nello scorrere dell'eternità? Niente. Una frazione di una frazione di secondo di Brahma. E quindi
Dov'è il problema se impegniamo una frazione di secondo della vita di Brahma per comprendere Krishna? Dagli occhi di Krishna è niente. Il devoto neofita pretende in poco tempo di voler imparare tutto. E se non si fa così, io non ci sto. E quindi sviluppa, invece di sviluppare un buon sentimento nei confronti di Krishna e un buon sentimento nei confronti di chi ti ha rivelato Krishna, sviluppa un risentimento. E magari poi diventa esperto anche all'esterno a dire e apparire in un certo modo, ma dentro cova un risentimento. Come certe famiglie che si sentono, marito spara alla moglie, la moglie accoltella, ma come sembravano così bravi, sembravano una famiglia. Certi no, litigavano la mattina, ma altri invece non si sarebbe mai detto, pum, 30 anni insieme, la fucilata, finito tutto. Ma mica la fucilata è arrivata dall'oggi al domani, ha coltivato risentimenti, 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 e poi un giorno è partita la fucilata. Così, perché gli acharya hanno scritto tutti questi shastra? Per farci coltivare il giusto sentimento nei confronti di Krishna e di tutto ciò che è in relazione a Krishna. Quindi se un Vaishnava sta coltivando bene la sua vita devozionale, dovrebbe ogni giorno di più innamorarsi di Krishna, che è l'essere supremamente affascinante. Di tutto ciò che è in relazione a Krishna, nel suo aspetto Amsha, quindi Balarama, Radharani e tutte queste personalità meravigliose che impara a conoscere, e poi tutti gli esseri Vibhinnamsa, tutte le jive che sono parte di Krishna, e poi tutte le energie di Krishna, quindi l'energia spirituale e anche dell'energia materiale, il devoto si innamora. Non perché è vittima dell'illusione, perché avendo superato l'illusione riconosce nell'energia materiale uno strumento meraviglioso che Krishna ha messo a disposizione per dare la possibilità a chi non ne vuol sapere di sviluppare di avere una relazione con lui, di poter esistere senza, o almeno di poter avere l'illusione di esistere senza. Perché non può la jiva esistere senza. Ma Maya è così potente che ti dà l'illusione di poter esistere senza il rapporto con Krishna. E qual è la prova che Maya è così potente? Che su 7 miliardi di anime che hanno la forma umana su questo pianeta non sono in tanti che stanno coltivando la loro relazione intima con Krishna. Magari ce ne sono tanti che stanno coltivando, comunque sono verso, si stanno dirigendo verso questa meta. Ma magari ci vorranno vite, vite, sicuramente ci vorranno molte, molte vite, che, come dicevamo prima, è comunque un attimo nello scorrere dell'eternità. Ma questi sono quelli con la forma di vita umana. Ma tutti i subumani, un'infinità. Ma, come spiegato molto bene in tante parti degli Shastra, l'energia materiale è solo una piccola porzione di tutte le energie di Krishna, sulle quali predomina l'energia spirituale, dove tutti invece sono perfettamente coscienti di Krishna e perfettamente coscienti della propria natura spirituale e vivono una vita meravigliosa, piena di eternità, conoscenza e felicità.
Quindi, se coltiviamo bene il Bhakti Yoga, ogni giorno ci sentiamo più vicini a Krishna. Se non lo coltiviamo bene, ogni giorno ci sentiamo più lontani. E quindi non attratti dall'infinitamente attraenti, ma desiderosi di gioire indipendentemente. E quindi si affaccia Maya, l'illusione, con il suo repertorio altrettanto infinitamente affascinante, perché essendo un'energia di Krishna, anche Maya ha un repertorio infinitamente affascinante e ti dice: eccomi, scegli tutto per te. Altro che Krishna. Che per raggiungere Krishna bisogna compiere austerità, bisogna essere casti, bisogna essere veritieri. Per qualcuno essere veritieri è veramente difficile, perché ha coltivato questa non verità nell'animo fin dall'inizio, chissà da quante generazioni, chissà da quante vite. Quindi quando arriva il momento di dire le cose come sono, scappa il come non è. Perché? Perché se il come è va contro il mio interesse, allora non ci penso due volte a dire come non è. Così tanto non se ne accorge nessuno. Quindi è una strada lunga che porta alla Shuddha Bhakti, alla pura devozione, che è l'unico modo per attrarre Krishna. Krishna è attratto solo da chi si innamora di lui. Ma essendo noi particelle di Krishna, in un certo senso anche noi siamo attratti solo da chi ci ama. Noi non ci sentiamo molto attratti da chi nutre risentimenti nei nostri confronti. Non è che è uno che ci guarda incagnesco o con invidia. Ma cosa sta facendo quello lì? Sta facendo meglio di me. O da un ladro che ci vuole rubare il portafoglio. Non è che siamo molto attratti dallo sviluppare una relazione con queste persone. Se possiamo evitarle, le evitiamo volentieri. Poi se per karma arrivano sulla nostra, entrano nel nostro sentiero che stiamo percorrendo, dobbiamo anche guardare in faccia la realtà e dire: chissà che piani ha Krishna per me. Non è un caso se incontro questa persona, no? E quindi dobbiamo imparare a relazionarci con Krishna, che, come dicevo prima, è attratto solo da chi lo ama con pura devozione. Quindi, questo Bhakti Weekend, lo scopo di questo Bhakti Weekend è quello di fare in modo che domenica sera, ognuno di noi torni, vada, rimanga, quello che sarà, o lunedì, prosegue il suo cammino amando di più Krishna, essendo diventato veritiero, perché non si può diventare più veritieri, o sei veritiero o non lo sei, cioè come un ladro, non è che può rubare poco o rubare tanto, o ruba o non ruba, no? Quindi o è un ladro o no. Essendo diventati più austeri, no? Più sereni, come dice qui, più semplici, più gravi. Mauna, il voto Maunavrata, il voto del silenzio. Se si parla di Krishna e di tutto ciò che è in relazione a Krishna, per il piacere di Krishna, possiamo parlare per ore. O ascoltare per ore. Ma se si parla di argomenti mondani,
che non hanno nessuna relazione con Krishna o che sembra che abbiano relazione con Krishna, ma in realtà non sono pronunciati per la soddisfazione di Krishna, allora meglio il silenzio. Mauna vrata. E quindi uno diventa grave perché, comprende la gravità del momento, perché siamo in un mondo con la forza di gravità e siamo in un mondo dove ognuno di noi potrebbe andarsene così, dall'oggi al domani, e comunque anche per bene che vada, tra non molto ci sarà la parola fine al film. E quindi ditemi voi se non è un momento grave questo. E in un momento grave, cos'è? Uno si mette a fare discorsi superficiali, stupidi, o a parlare di cose. Un momento grave, un momento solenne, importante, bisogna entrare in questa dimensione di gravità. E quindi il devoto impara ad essere anche grave, il controllo di sé, controllarsi. Quindi qualunque situazione possa manifestarsi all'esterno, noi lunedì, praticando il Bhakti Yoga per questi 3 giorni, dovremmo arrivare al punto di incontrare nuovamente la persona che prima ci faceva andare in bestia e adesso non ci riesce più. Quindi questo è un po' lo scopo di studiare gli Shastra, è di diventare persone migliori domani, dopodomani, e prepararci per essere pronti per conoscere l'essere supremo, che non si fa conoscere altrimenti. Se non ci prepariamo, niente. No, ma io sto cantando Hare Krishna. Sì, ma con che atteggiamento lo canti? Con che desideri lo canti? Con che stato d'animo lo canti? Vabbè, adesso non stare troppo a guardare il pelo nell'uovo. Tra l'altro noi non mangiamo neanche le uova. Cosa guardi? Il pelo nell'uovo. Ma quindi non è il pelo nell'uovo. Qui il punto è che se tutti i giorni dici le stesse cose, tutti i giorni pensi nello stesso modo, tutti i giorni c'è il chiacchiericcio di paese, no? E un giorno la notiziola della cognata di quell'altro, e il giorno dopo la fidanzata del fruttivendolo che è andata con quello del sali e tabacchi, no? Cioè non è che possono parlare sempre della stessa, ci deve essere sempre un argomento nuovo, ma il luogo è sempre lo stesso e la mentalità è sempre la stessa. Quindi se praticando il Bhakti Yoga ci sono sempre gli stessi desideri, sempre le stesse azioni di carattere mondane, colorate un po' di devozione per Krishna, questo non è un buon modo per progredire verso il raggiungimento della perfezione spirituale, quindi verso l'ottenimento dell'amore per Krishna. Perché questo è l'obiettivo del Bhakti Yoga, come dicevo prima, è quello di sviluppare amore per Krishna. Quindi le austerità che abbiamo elencato l'altra volta, influenzate dalla virtù, ci avvicinano a Krishna, perché la Shuddha Bhakti, la pura virtù, trascende addirittura anche la virtù. E quindi per arrivare alla pura virtù dobbiamo coltivare la virtù. Ecco perché alle volte, se noi non coltiviamo la virtù nella pratica del Bhakti Yoga, e quindi tutte le qualità che abbiamo elencato, no? Serenità, semplicità, gravità, veridicità, castità, se noi non le coltiviamo queste qualità, non è che nascono, che crescono da sole, bisogna nutrirle. E ci sono persone nel mondo che stanno coltivando, tante persone che stanno coltivando queste qualità,
a prescindere dal fatto che stiano seguendo il percorso del Bhakti Yoga. Quindi se vengono in contatto con un Bhakta e vedono che questo Bhakta non sta sviluppando le qualità della virtù, non possono prenderlo in considerazione, perché loro stanno già coltivando qualità della virtù superiori. E quindi non ci può essere sintonia, non saranno attratti da questo tipo di cosiddetta bhakti, perché se non c'è la virtù, che dire della pura virtù? Quindi noi abbiamo una grande responsabilità nel essere parte del movimento per la coscienza di Krishna, perché le persone ci osservano, ci guardano. Quindi se hanno una casa pulita, linda e coltivano la virtù e vengono in un ashram e vengono in un tempio dove non è pulito e lindo, ma qui mi parlano di pura virtù, ma dov'è la virtù? È vero? Torni. Quindi poi è chiaro che non è solo la virtù materiale la prova della devozione, però noi dobbiamo sentirlo come responsabilità quella di coltivare le qualità della virtù. Per noi, per elevarci dall'ignoranza e dalla passione, dall'ignoranza ci si eleva con la passione, quindi con l'azione, e poi si arriva alla virtù. E poi perché le persone che verranno in contatto con noi saranno più o meno attratte in base alle nostre virtù. Se invece noi manifestiamo passione o ignoranza, attrarremo le persone passionevoli o ignoranti. Ho aperto una parentesi un po' lunga, no? Per arrivare al punto di oggi, e cioè che le austerità influenzate dalla virtù sono quelle che abbiamo elencato fino adesso. Oggi Krishna dice: quelle penitenze e austerità ostentate che si compiono per ottenere rispetto, onore e venerazione, si dice che appartengano alla passione. Esse non sono né stabili né permanenti. Quindi c'è chi fa austerità e penitenze, ma sono ostentate e si compiono per ottenere rispetto, onore e venerazione. Jai Jagannath Baladeva Subhadra Ki Jai, Sheshinita Igora Chandra Ki Jai. Quindi, prima diceva, la triplice unione di questa austerità praticata con fede dagli uomini il cui scopo non è quello di ottenere qualche beneficio per sé. Quindi la motivazione di fondo non è quella del proprio beneficio. Perché? Perché hanno compreso che il centro non è l'io, ma è l'io supremo, Krishna. E noi siamo parte di Krishna. Quindi tutto ciò che facciamo lo facciamo per la soddisfazione di Krishna, anche il coltivare queste virtù. E allora il devoto si sveglia presto al mattino per la soddisfazione di Krishna, si lava per la soddisfazione di Krishna, perché non possiamo venire nel tempio se non siamo puliti, quindi ci vogliono anche i vestiti puliti possibilmente. Quindi c'è l'austerità, ma è fatta con la motivazione di fondo di soddisfare il Supremo. Mentre chi è influenzato dalla passione può fare anche un sacco di austerità, no? Quello che ha vinto la maratona, l'ultima
che ho sentito qualche mese fa, che, ah no, che doveva scendere nella maratona sotto l'ora. Quanto ci vuole per fare la maratona? Adesso mi ricordo. E era tipo un'ora, il primato del mondo era un'ora, e adesso dico le cose così, ma mancavano 3 secondi in meno. Quindi questo si è allenato per mesi e poi è riuscito a correre in 3 secondi in meno ed abbassare il primato. Ma quante austerità ha fatto quest'uomo? No? Quante ore di corsa? E qual era l'obiettivo? Abbassare il primato. Ma perché abbassare il primato? Perché così tutto il mondo dice: guarda com'è bravo. E quindi attrarre, questa è l'influenza della passione, attrarre su di sé i riflettori. Se non ci fosse riuscito, non ci riesce. Allora, per riuscirci, ha fatto di tutto e di più, no? E così. Questi sono i sintomi. Le austerità possono essere in virtù, in passione oppure in ignoranza, e dice: le penitenze e l'austerità compiute stupidamente e fatte di torture ostinate. Quindi quel tipo lì di austerità era influenzato dalla passione, ma anche dall'ignoranza. Perché il corpo non è tuo, non è nostro, ci è stato dato in gestione e possiamo usarlo bene o possiamo usarlo male. In quel modo lì non si usa bene perché lo si tortura, lo si fa soffrire. Oppure subite per ferire o distruggere gli altri. Quindi ci sono delle storie anche nei Purana, la storia di Vrikasura che va da Shiva perché aveva saputo che Shiva può elargire facilmente tante benedizioni, comincia a fare delle austerità e delle penitenze incredibili, comincia a torturare il corpo, a tagliare pezzi di carne dal corpo e offrirli in sacrificio. Però Shiva non appariva. Alla fine ha detto: ok, stava per tagliarsi la testa. Allora in quel momento Shiva è apparso. Gli ho detto: cosa vuoi? Voglio una benedizione che a chiunque io toccherò la testa, gli esploderà la testa. E Shiva ormai era a paglia, aveva chiesto le benedizioni, e siccome un altro dei nomi di Shiva è Ashutosh, facilmente soddisfatto, e anche facilmente elargisce le benedizioni. Questo è uno dei motivi. Sempre nel decimo canto dello Srimad Bhagavatam è spiegato del perché molte persone si rivolgono agli esseri celesti. E dice: perché chi si rivolge agli esseri celesti ottiene un sacco di opulenze, di ricchezza, no? E invece chi si rivolge a Vishnu molto spesso invece non è così, perché allora c'è tutta la motivazione e viene narrata la storia di Vrikasura. E Vrikasura cosa fa? Chiede una benedizione, questa benedizione a Shiva, e Shiva dice: bene, e così sia. E allora Vrikasura comincia a guardare Shiva e gli dice: adesso voglio provare se funziona. E vieni qua che ti metto la mano in testa. E Shiva dice: mamma mia, guarda cosa ho combinato. E cerca di allontanarsi e Vrikasura comincia a rincorrerlo. Allora Shiva arriva, fugge, 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 arriva al cospetto di Vishnu e dice: cos'è successo qua? Come faccio a risolvere il problema? Allora Vishnu dice, prende una forma di un brahmachari, di uno studente, e va davanti a Vrikasura. Quindi dobbiamo stare attenti che incontriamo, non si sa mai, magari potrebbe essere anche una divinità che ha preso una forma in quel momento. E gli dice: ma tu cosa stai facendo? Io sto cercando Shiva, devo mettergli, insomma. E fa: ma tu stai andando da Shiva? Ma Shiva è uno che non c'è da prenderlo molto seriamente. Lui ti ha dato questa benedizione, ma secondo me non funziona. Filosoficamente lo sconfigge. Gli dice: guarda, secondo me se tu provi a metterti la mano in testa, vedrai che non succede niente, questa benedizione qua non funziona.
Allora Vrikasura si mette la mano in testa e gli esplode la testa. Allora in quel momento tutti gli esseri celesti mandano le loro benedizioni sotto forma di piogge, di fiori, di danze, eccetera, perché s'erano liberate. Cioè, il mondo è pieno di fuori di testa che per trovare la soddisfazione del proprio falso io se ne inventano di tutti i colori. Quindi Vrikasura simboleggia un tipo di mentalità che Vishnu è, sovrintende alla virtù. Allora, come ha fatto a sconfiggerlo? Con la virtù, con l'eloquenza, con la filosofia. Quindi noi dobbiamo prendere spunto da queste scritture meravigliose, che basta studiare due versi, si potrebbe andare avanti a parlare per ore, per elevarci dal piano dell'ignoranza. E quindi prima magari quanti sacrifici e austerità facevamo, ma qual era lo scopo? Dovevamo far vedere chi siamo ai genitori, ai fratelli, agli amici, a che ne so, chiunque ci sta intorno. Mi prendo la macchina più grossa, così quando passo quello lì che c'è la più piccola. E uno si nutre di queste invidie, perché è comunque energia. Quindi uno impara a nutrirsi dell'invidia altrui. Siccome noi siamo nati in una società che è concepita da così, perché è formata da milioni, miliardi di persone che hanno questa tendenza innata, perché sono tutti parte di Krishna, che si sono dimenticati di esserlo, è logico che in associazione con questo tipo di persone, per forza di cosa, ognuno di noi ha sviluppato queste caratteristiche. Allora, venendo in contatto con i Vaishnava, che invece coltivano, praticano austerità, influenzate dalla virtù per raggiungere la pura virtù, anche noi cominciamo a cambiare paradigma esistenziale, cominciamo a cambiare strada e cominciamo a fare austerità, sì, ma non come prima per attrarre l'attenzione degli altri che ci dice che pensavano guarda com'è bravo, guarda com'è brava, no? Ma per la soddisfazione di Krishna. E così per fare l'esempio, Srila Prabhupada in tanti commenti, se uno si orna il viso allo specchio, anche sullo specchio il viso viene ornato. E così se noi operiamo per la agiamo per la soddisfazione di Krishna, automaticamente anche noi riceviamo questa soddisfazione. Quindi il Bhakti Yoga è questo: imparare a conoscere se stessi come parte di Krishna e a cambiare appunto punto di vista. Ah, se agiamo per la soddisfazione di Krishna, anche noi saremo soddisfatti. E qual è la conseguenza di tutto questo? Che prima ci voleva un armadio pieno di vestiti per essere felici. E dovevano essere anche vestiti firmati. Perché firmati? Perché se esci col vestito firmato, l'altro vede, ah, è firmato. E allora ti manda la sua, ah, vorrei averlo io firmato. E quell'energia lì, uno si nutre di quell'energia. Invece noi adesso abbiamo tutti i vestiti firmati, se vedete qua. Sempre gli stessi, tutti i giorni. E speriamo che durino, perché poi devono arrivare dall'India e non è sempre facile riceverli, specie in questi tempi. Non hai più bisogno di nessun vestito. In realtà potresti andare in giro anche nudo, come Shukadeva Goswami. Ma siccome non è possibile andare in giro nudi, allora per convenzione bisogna vestirsi. Però non sei più interessato a tutto quello che prima ti interessava, perché stai coltivando dei valori superiori.
Quindi il Bhakti Yoga è molto semplice ma molto potente, perché ti fa conquistare il mondo praticamente, perché il mondo si muove sulla potenza del falso ego con tutti i suoi derivati. Se attraverso la Shuddha Bhakti noi trascendiamo tutta questa energia, praticamente è come se fosse diventata tua. No? Per noi tutte le lottomatiche del pianeta potrebbero chiudere, tutti i negozi di intossicanti potrebbero chiudere, tutte le macellerie potrebbero chiudere, giusto? Siamo già felici, quindi tutti quelli che corrono verso queste cose è perché pensano di poter essere felici in quel modo. Quindi la felicità del Bhakta comprende tutta quella felicità e la trascende nell'estrema semplicità del Bhakti Yoga. Che cos'è Bhakti Yoga? Chi si è alzato stamattina? Gaia che è qui, che stamattina si è alzata presto e ha fatto il Mongolarti, chi domattina farà l'esperienza, vede che... E cosa abbiamo fatto? Poi la prima volta un po' perché non conosci le canzoni, a proposito di canzoni, bisogna magari stampare qualche canzone, qualche foglio da dare per domani. Sì, un po' la novità, un po'. Poi quando capisci come funziona, no? È molto semplice, però cosa abbiamo fatto? Niente, siamo venuti nel tempio, abbiamo ascoltato, abbiamo cantato, abbiamo meditato, abbiamo studiato, abbiamo preso cibo spirituale. E poi abbiamo lavorato per Krishna, chi nell'orto, chi in cucina, chi a pulire, sistemare, imbiancare. È molto semplice il Bhakti Yoga. E poi alla sera ci ritroviamo qui e cosa facciamo? Ascoltiamo, adesso cantiamo e siamo perfettamente soddisfatti. Siamo perfettamente soddisfatti in proporziona a quanto siamo sintonizzati con questa semplicità e con questa austerità. Quindi più siamo sintonizzati, quindi più abbiamo portato la nostra coscienza su questo piano trascendentale e più questi semplici gesti, queste semplici azioni ci riempiono di felicità. Se invece con una parte di noi nutriamo desideri materiali, allora non c'è coerenza, non c'è una vera sintonia e quindi non c'è vera felicità. E succederà a tutti di provare queste esperienze. E certi giorni sei in estasi perché servi con amore e devozione Krishna e con tutto te stesso. E altri giorni meno. Perché nutri la parte che invece è ancora collegata con la passione e l'ignoranza. E quindi magari fai l'austerità, ma lo fai per farti vedere. Pratichi la bhakti, ma lo fai per superare quell'altro. No? E quindi subentrano delle infiltrazioni di passione e di ignoranza anche all'interno del Bhakti Yoga. E queste sono come delle correnti fredde d'inverno, qui scaldiamo, ma se uno apre la finestra entra una corrente fredda e ti toglie il piacere del caldo. E così se noi pratichiamo il Bhakti Yoga e nutriamo anche queste parti che non andrebbero nutrite, il nostro servizio di devozione non è ahaituki apratiyata, non è incondizionato e ininterrotto, ma è condizionato da quello che mi torna in tasca. E no, io ho dato questo, adesso devo ricevere quest'altro, altrimenti i conti non tornano. E quindi non è ininterrotto, ma si interrompe, perché dice, ecco, se non è così, io me ne vado, non voglio più saperne niente,
Krishna, la felicità suprema. Ma quale felicità? Io sono frustrato dalla mattina alla sera, ho un sacco di desideri materiali. Sai? E quindi, sì, si sta praticando il Bhakti Yoga, ma nutrendo anche delle parti di noi che non andrebbero nutrite. Ecco perché è molto importante praticare il Bhakti Yoga sotto la guida di persone esperte che hanno capito meglio di noi come funzionano queste dinamiche e sono in grado di guidarci per fare in modo che si possa praticare il Bhakti Yoga con semplicità, con schiettezza, con umiltà, saper riconoscere i nostri limiti e quindi quando c'è un problema dire: guarda, Prabhu, io sono arrivato fin qui, mi dai una mano a superare questo gradino che lo trovo un po' più alto di quello che pensavo. No? Voglio salire, ma questo gradino che deve essere 20 centimetri sembra alto 2 metri. E allora il devoto che ha più esperienza è in grado di farci superare queste difficoltà. E allora poi impariamo a progredire. Ci vuole sincerità d'animo. E se sentiamo di non averla, possiamo chiedere a Krishna: Krishna, sento di non avere questa sincerità d'animo. Sento che molte delle mie azioni sono macchiate di passione e di ignoranza. Mi aiuti? E Krishna non vede l'ora di aiutarci, perché non vede l'ora che ci innamoriamo di Lui. E per innamorarci di Lui dobbiamo superare tutte queste difficoltà. Allora se noi chiediamo al mattino, abbiamo un paio d'ore di tempo domani mattina, già una mezz'ora quando siamo davanti alle divinità per chiedere benedizioni. E poi durante il japa, che dura 2 ore, abbiamo 2 ore di tempo per dire: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Fai in modo che possa praticare questo metodo con tutto me stesso. Il più possibile con tutto me stesso, perché il metodo è potentissimo, ma agisce in modo potente se noi siamo pronti a metterci in gioco completamente. Se invece teniamo sempre i pezzi per noi e per la nostra mentalità materialista, allora il metodo non funziona così, in modo così potente, e non ci dà la piena soddisfazione che è in grado di dare altrimenti. Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Se avete una domanda o un commento. E poi ma io, scusa, quando studiavo il buddismo, cioè dicevano che questa coerenza tra pensiero, parola, azione è il 54esimo stadio della pratica del buddhisattva prima della realizzazione, che sono 57 stadi per dire. Cioè uno che arriva a essere, a avere questa coerenza è già lì. Infatti il buddismo è una fase preliminare alla bhakti. Quando Krishna nella Bhagavad Gita dice Manushanam Sahasrishu Kaschid Yatati Siddhaya, è raro tra tanti che hanno la forma umana trovare qualcuno che si dirige verso la perfezione. È raro. Se guardi i 7 miliardi di abitanti, guarda quanti si stanno dirigendo verso la perfezione. La maggior parte stanno andando nella direzione opposta. Yatatam apisiddhanam kaschin mamveti tattvata. E tra tanti di questi che anelano raggiungere la perfezione, è raro colui che mi conosce. Quindi il buddismo, se praticato con sincerità, porta al conoscere Krishna. E non si può arrivare a conoscere Krishna se il pensare, il sentire e il volere non sono tutt'uno, ma non
Il problema di chi si ferma prima dell'aspetto personale della verità assoluta è che non riconosci che c'è la persona suprema e quindi il falso ego è sempre il supremo. Ecco perché molti si incastrano lì e non ne escono. Perché vogliono arrivare al pensare, sentire, volere in unione, ma per arrivare dove? Anche Hiranyakashipu ha menzionato prima nel commento, anche Vrikasura, il suo pensare, sentire, volere erano un tutt'uno, ma qual era la sua motivazione di fondo? È che voleva mettere la mano in testa a tutti e spaccare la testa a tutti. Quindi bisogna capire qual è l'obiettivo. Allora, il buddismo è una strada importante perché porta molte persone verso il distacco dall'energia materiale e il comprendere la propria natura spirituale. Ma se uno si ferma lì e non va oltre, si ferma all'aspetto impersonale della verità e quindi non potrà mai trovare la piena soddisfazione ed è destinato, come spiegano gli Shastra, Eruya Krishna, Parampadam, Patanti, a ricadere nell'energia materiale. Quindi è uno strumento molto utile se porta a comprendere la verità assoluta nella sua forma completa. Ecco perché, cosa hai detto? Il Bodhisattva diceva che questo, perché arrivare a mete così elevate non è facile in un mondo dove tutti corrono per quattro soldi. E quindi è da ammirare qualcuno che ha smesso di correre per quattro soldi e invece opera per arrivare alla perfezione spirituale. Ma quello è solo l'inizio della vera strada. Il Bhakti Yoga inizia dove finisce il buddismo, se si può dire così, o dove finiscono tante altre pratiche, e anche la pratica dello yoga mistico. Per questo che non è facile conoscere e amare Krishna, perché Krishna si protegge. Caspita, abbiamo detto prima che se incontriamo qualcuno che è invidioso, che ha livore, che nutre questa cattive qualità nei nostri confronti, lo teniamo a distanza. Figuriamoci se Krishna non vuol starsene tranquillo nel mondo spirituale solo con chi lo ama. E quindi ha creato l'energia materiale che è perfetta e protegge il mondo spirituale da chi non vuole entrarci. È semplice. E ha messo a disposizione un'infinità di strade per arrivare verso la meta. Questa è la cosa bella. Ecco perché chi pratica correttamente il Bhakti Yoga vede tutti, anche la formica che sta andando nel formicaio, pensa, sta facendo progresso spirituale. Diamogli una briciola di pane prasada, così progredisce più rapidamente. Vede tutti come persone che si stanno avvicinando a Krishna. C'è chi è più fortunato perché ha lavorato di più nelle vite precedenti e si sta avvicinando di più e più velocemente, c'è chi meno, ma tutti si stanno. Lo dice Krishna nella Bhagavad Gita, tutti seguono la mia via in un modo o nell'altro. E quando dice tutti, dice proprio tutti. E come si abbandonano a me, in proporzione io li ricompenso. Quindi noi quello che dobbiamo fare, se abbiamo praticato il buddismo con serietà e ci viene presentato Krishna, non possiamo non accettarlo, se siamo sinceri nella nostra ricerca. E tu sei la prova, ma sono in tanti anche che ho conosciuto che sono arrivati a questo punto nella loro pratica. C'è chi invece si accontenta di meno e Krishna lascia tutti liberi di essere contenti a modo proprio. È bella questa, no?
Se Krishna ci obbligasse ad amarlo, noi non ci sentiremmo attratti, non ci sentiamo attratti da qualcuno che ci obbliga ad amarlo. L'amore deve essere basato sulla piena libertà. Ho risposto, ho cercato in qualche modo. Altre domande, commenti? Stasera ci dilunghiamo un pochino di più, visto che cioè, è la prima serata. Ci sono dei commenti. Saluta Caterina, Antonella. Omaggi, caro maestro, tutte le glorie ai devoti riuniti. Silvia, Gianni, Lalita Sundari e Walter. E Antonella fa una domanda. Facendo riferimento alle giornate, sì e quelle meno, dove siamo ancora attratti da Maya? Come possiamo affrontarle? Io spesso mi fermo e non faccio più nulla. Allora, in sintesi, brevemente perché è tardi, senza associazione di devoti, di Vaishnava, la pratica del Bhakti Yoga risulta molto più difficile. Quindi, per facilitare la pratica, ecco perché Prabhupada ha aperto il movimento per la coscienza di Krishna e ha detto di aprire centri per fare in modo di offrire alle persone l'associazione dei devoti. Perché nell'associazione è molto più facile. È vero o no? Ieri hai praticato il Bhakti Yoga a casa, Gaia, però qui è molto più facile, è vero o no? Perché tutti si crea questo campo di energia. Ma adesso è più facile anche per noi che ci siete voi, perché l'unione fa la forza. Quindi bisogna fare di tutto e di più per stare il più possibile in associazione dei devoti. E allora la pratica del Bhakti Yoga diventa un giorno sì e l'altro giorno anche. Ed è sempre semplice e come dice Krishna, susukam kartumavyayam, e porta una gioia incredibile. Se non sta portando gioia, vuol dire che non stiamo praticando il Bhakti Yoga correttamente. È molto semplice, perché la Bhakti è gioia e amore per Krishna. Quindi quando uno è innamorato anche nel mondo materiale, cioè non ci pensa nemmeno se è felice o no, è al settimo cielo, in quell'ambito di gioia materiale. Non è che pensa, adesso vorrei essere felice. No, no, è parte integrante di quel tipo, no? di energia. E se funziona così in un amore mondano, immaginiamoci cosa significa innamorarsi di Krishna. Uno dalla mattina alla sera è in estasi. Anche se incontra il cosiddetto nemico, che gli crea dei problemi, pensa, guarda com'è affascinante Krishna. Mi sta mettendo alla prova per vedere se sono sincero e se agisco nel modo giusto, in accordo agli Shastra, oppure sono ancora vittima del falso ego e reagisco come avrei fatto 20 anni fa, che se lo incontravo gli tiravo una ride anche Ganga. E quindi tutto diventa, anche il negativo diventa positivo. Invece se non pratichiamo correttamente, anche il supremamente positivo, che è la coscienza di Krishna, diventa negativo, perché stavo meglio prima, che potevo guardarmi le partite e fare tutto quello che dovevo fare senza stare a preoccuparmi, no? Quindi si sviluppa astio e risentimento nei confronti di Krishna e dei Vaishnava.
e si cominciano a commettere le offese, le aparada, e le offese offuscano la nostra pratica del servizio di devozione. Quindi uno canta in modo disattento e invece di pronunciare bene il mantra che è fatto di 16 parole, ne pronuncia 15. Ma perché ne pronuncia 15? Perché non è attento mentre canta, perché non sta pensando a Krishna e non lo sta pregando, sta pensando quando finiscono sti giri, che così dico alla mia amica che ho cantato i giri. E quindi subentra la passione, come dicevo prima, l'ignoranza, e non c'è piacere perché Krishna non si manifesta, perché preferisce starsene per conto suo. Così dobbiamo imparare, bisogna imparare a praticare il Bhakti Yoga. L'associazione dei devoti è la scuola. E infatti, se uno è sinceramente desideroso di conoscere la coscienza di Krishna, nutre un desiderio ardente di associarsi con i devoti. Con i devoti che stanno praticando sinceramente il Bhakti Yoga. Perché con i devoti che non stanno praticando sinceramente il Bhakti Yoga, chi sinceramente anela a raggiungere l'obiettivo di amare Krishna sente un'interferenza e quindi comincia a sentire una repulsione, non tanto per Krishna, ma quanto per chi non sta praticando bene e nutre astio e risentimento. E quindi è una strada ancora più lunga, perché all'inizio ci sono un sacco di materialisti e poi subentrano altri fattori che bisogna gradualmente imparare a riconoscere e a abbracciare se sono positivi per il nostro avanzamento spirituale e rifiutare se invece sono negativi. E tutto questo è spiegato in un'ottantina di libri che ha scritto Prabhupada. Quindi, quando hai dei dubbi, apri i libri e tuffati in questi libri e tutti i dubbi si dissipano. Se ci sono molti dubbi è perché uno non sta studiando molto attentamente i libri di Srila Prabhupada e non si sta associando bene con i devoti. E se si associa male, comincia a criticare, a trovare difetti e a sviluppare risentimento nei confronti. È chiaro che arriva a sera e dice: ma che oggi è passata un'altra giornata. Hare Krishna, io non sento niente. Però andiamo avanti perché ormai può succedere. Quindi, per evitare che succeda, dobbiamo premunirci e umilmente riconoscere ciò che siamo, quello che stiamo vivendo, e andare da un devoto, una devota che sprizza di gioia ed è in estasi ed è stabile nella pratica del servizio di devozione e manifesta delle qualità divine, e chiedere: Prabhu, mi dai una mano? E i devoti non vedono l'ora di aiutare gli altri. Non hanno nient'altro da fare. Va bene? Adesso dobbiamo concludere perché devo anche andare a preparare l'offerta qui per le divinità che dicono: ma qui si sta facendo tardi. Grazie a tutti per l'attenzione. Hare Krishna. E venite a trovarci domani e domenica per la festa della domenica. Chi è vicino venga a trovarci, chi è più lontano si può collegare con internet, con Facebook. Ciao, Srila Prabhupada, grazie a tutti dell'attenzione. Hare Krishna. Srila Prabhupada, ki jai. Tutti contenti di essere fotografati perché qua c'è la legge della privacy. Tutti contenti? Se no, chi non è contento faccia così. Haribo! Allora adesso Bajan, ritardiamo tutti.
quarto d'ora, diciamo che mi ha detto un quarto. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
Soddisfare le aspirazioni di ognuno, sono pieni di compassione verso tutte le anime condizionate.